Si è tenuto a Fivizzano il secondo Memorial Falcone Borsellino per non dimenticare, organizzato dal Centro Sportivo Italiano Massa Carrara e AMPS Massa Carrara, con il patrocinio del Comune di Fivizzano e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Fivizzano ha istituito una settimana della memoria per ricordare gli eccidi che abbiamo avuto sul nostro territorio e per non dimenticare. Così oggi è stata una giornata dedicata alla strage di Capaci, dove hanno perso la vita Falcone e Borsellino. Con il sottotitolo La scuola, palestra di inclusione e di ascolto, il Memorial ha voluto porre l'attenzione sulla lotta contro la mafia e sulla memoria dei caduti degli attentati di Capaci e Via D'Amelio, rendendo partecipi gli studenti e creando un percorso di insegnamento e ascolto. Dopo la fase celebrativa, a cura di AMPS Massa Carrara, con apposizione della targa creata dagli studenti dell'Istituto Professionale Pietro Tacca di Carrara, gli ospiti si sono spostati presso il Museo degli Agostiniani, dove si sono tenuti i saluti istituzionali di rito e l'apertura dell'evento. Durante il Memorial sono stati trattati importanti temi, come quello della violenza di genere, grazie al CIF Massa Carrara, e quello del cyberbullismo, con il contributo della Polizia Postale e della Scuola di Arti Tradizionali di Massa Rosa. Oggi abbiamo parlato di violenza, abbiamo parlato di rispetto. Ebbene, la violenza di genere si combattendo per la libertà di ognuna di essere rispettata. Uomini e donne hanno diritto di essere rispettate e se si parte da quello, dal diritto del rispetto, al diritto alla legalità, si combatte la violenza dei generi.